Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Stamattina stavo riflettendo sul fatto che ogni nostra scelta, ogni cosa che noi decidiamo nella nostra vita, perché delle volte non siamo neanche noi a decidere le cose, perché se noi diciamo così, dovessimo decidere tutta la nostra vita, giorno per giorno, anno dopo anno, mese dopo mese, su chi incontrare nella nostra vita, su come gestire la nostra vita, su come risolvere tutti i problemi che ci dà la nostra vita, su come organizzare la nostra vita, sicuramente, a prescindere dal fatto che non sarebbe neanche chiamata vita, perché è così, ma sarebbe troppo semplice, troppo monotona, troppo, come posso dire, troppo frequente la cosa. Perché è così, perché purtroppo noi come esseri umani siamo abituati a scoprirci, a scoprire, a investigare ogni cosa, a risolvere ogni nostro problema, a risolvere ogni nostro dubbio, incertezza, paura, tutte queste cose qua, automaticamente noi siamo bravi a gestirle, perché è nel nostro comportamento, nel nostro modo di essere umani, che grazie alla grazia di Dio, grazie alla sua sapienza che lui ci dà ogni giorno e costantemente, ogni secondo della nostra vita, noi riusciamo a gestire ogni cosa, ogni problema, ogni dubbio, ogni incertezza, ogni paura, ogni scoraggiamento, anche se delle volte la vita stessa ci mette in situazioni veramente, veramente molto brutte. Però volevo dire che, nonostante questo, ho imparato che, specialmente nella mia vita, ho imparato che tutto quello che mi sta davanti non lo posso gestire io, non lo gestisco io, non me ne preoccupo io, non mi pongo la domanda io, perché se dovrei costantemente usare la forma di pensiero, la forma di andare lì a pormi delle domande inutili, ok? Automaticamente si creerebbe completamente un caos proprio totale. Invece no, per come diceva Gesù diceva: porrete a me i vostri pesi, porrete a me ogni vostra cosa e io vi libererò e vi darò un carico leggero. Intendeva dire Gesù che la vita stessa di un essere umano, la vita stessa di tutto quello che ci sta davanti, non è che la dobbiamo gestire noi, perché se noi dovremmo automaticamente porci e continuare a porci delle domande, dei pensieri, delle cose inutili nella nostra mente, creeremo solamente del casino dentro di noi. Creeremo innanzitutto del casino nei nostri stati d'animo, creeremo del casino nel nostro modo di comportarci, nel nostro modo di essere veramente non come la nostra natura vuole, non come lui ci ha creati veramente, ma creeremo del casino perché automaticamente vorremmo risolvere le cose noi. Invece no, fatto sta che Gesù dice: ogni cosa che è impossibile a voi è possibile a me. Fatto sta che lui dice: ogni cosa che voi vedete fino al vostro palmo del naso, io la vedo oltre, perché lui cercherà sempre di eliminare ciò che non è tuo
ciò che non ti appartiene, ma darti il meglio. Il meglio intendo dire che tante volte noi non riusciremo mai a capire che, né che cosa sta succedendo, né che cosa c'è davanti, né perché è lui che automaticamente va a investigare non i nostri cuori, ma quelli proprio in generale, il cuore. Perché alcune volte è un esame di coscienza che dobbiamo fare noi dentro noi stessi, ma tante volte è un esame di coscienza che si fanno gli altri nel vedere le nostre situazioni. Ok, ci siamo su questo modo di ragionare qui. Tante volte noi vediamo che le persone se ne fregano, noi abbiamo sto modo e sta maniera qui di interpellare e di giudicare le persone come se fossero delle cose così, invece non è così. In questo ragionamento qua che sto facendo io, se noi mostriamo sempre il nostro atteggiamento, sempre la nostra natura, sempre quello che lui ci dà costantemente in noi stessi e nel nostro cuore, e lo riteniamo nostro nel farlo, non tanto nel farlo vedere agli altri, ma nostro nel modo di comportarci noi stessi, noi vedremo che automaticamente chi ci sta attorno comincia a vedere innanzitutto delle differenze, innanzitutto un modo di comportarsi in maniera totalmente strana, ok? Strana, perché è così, perché il mondo ragiona in una maniera, il mondo ti dice è finita, il mondo ti mette la parola fine in una cosa, in un rapporto d'amicizia, in un rapporto di qualsiasi genere, in un rapporto che in una cosa che tu magari non so, non riesci a gestire, ma è lui che la gestisce, ok? Quindi automaticamente il mio ragionamento qual è? Il mio ragionamento è che non sta tanto a noi gestire quello che ci sta fuori, ma dobbiamo essere noi che dobbiamo innanzitutto imparare a gestire noi stessi, ok? Ma non che, diciamo così, dobbiamo essere dei no, ma il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di ragionare deve essere innanzitutto messo ai suoi piedi, messo nella sua fiducia, messo nel fatto di dire: papà, io ho sto problema qua, padre, io ho queste situazioni qua, padre, io mi trovo in determinate circostanze, in determinate situazioni, in determinati problemi. Padre, io non ce la faccio più. Allora lui, e poggiamo tutte queste cose qua davanti ai suoi piedi, perché noi non dobbiamo tanto trovare la soluzione al di fuori, ma allora dobbiamo trovare la soluzione attraverso di lui, ed è attraverso di lui, ok, che noi stessi abbiamo questo modo di gestirci, ok, nella maniera comportamentale, anche se perfetti non c'è nessuno, la perfezione non esiste, però sono più che sicuro che lui vede oltre, lui vede quello che ci sta davanti, lui vede la maniera come farti completamente stravolgere la vita, perché è così. Io l'ho sperimentato, scusatemi se tutte le volte io mi emoziono, io l'ho sperimentato varie volte nella mia vita questa cosa qua, e vi dirò di più, lui non molla mai la presa, lui non ti dice mai che è finita, lui non ti mette mai la parola fine, ma lui troverà sempre la maniera per tirarti fuori da ogni situazione, e lui troverà sempre la maniera per dirti: alzati, che comincio a guardare io quello che ci sta davanti alla tua vita e non più tu. Perché è così, noi dobbiamo automaticamente dare il nostro cuore a lui. E una volta fatto questo, tutte le altre cose vengono spontanee. Una buona giornata, vi voglio bene.